hai paura, allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, soli io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Bentornati in questo video tutorial dai superpoteri. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi spartiti. E con questo video tutorial di pianoforte proverò a spiegarti un brano che Mr. Rain ha portato al Festival di Sanremo nel 2023, appunto Supereroi. È un brano molto bello dal punto di vista pianistico, un po' complicato se hai iniziato a suonare il pianoforte da poco. Perché? Perché la tonalità, tastiere virtuali, è quella di re bemolle maggiore. Perciò un consiglio: se la vuoi suonare, puoi abbassare tranquillamente di un semitono la tonalità. Il sito di accordi spartiti ha una bellissima funzione di traspositore, schiaccerai meno 1 e anziché suonare in tonalità di re bemolle maggiore suonerai in do maggiore. Gli accordi sono un po' più semplici, però visto che il pianoforte ha 12 tasti, suonare qua non è che mi comporti troppa fatica, la facciamo in tonalità originale. Quindi accordi dell'introduzione: si bemolle minore, partiamo da un bel sesto grado con un'acciaccatura dalla bemolle, mi sposto a si bemolle. Accordo successivo: sol bemolle, sempre con questa acciaccatura, re bemolle, e accordo di re bemolle con l'acciaccatura sul fa, quindi sulla terza maggiore. Ultimo accordo, fa diesis, sempre con la acciaccatura un po' bluesy, cioè fa diesis, fa settima volevo dire, e termino con do e mi bemolle, rispettivamente quinta e settima dell'accordo di fa settima, per poi riprendere. La prima strofa avrà solamente gli accordi appoggiati. Già dalla seconda strofa inizio un pochino a ritmare, quindi con una leggera ritmica. Come si fa questa ritmica? La mano destra accompagna a quarti, la mano sinistra controribatte sul levare dell'ultimo movimento. Quindi 1, 2, 3, 4 e cambio accordo. 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4. Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. E inizio a ritmare, crescendo lentamente per arrivare al ritornello. E quindi accordi del ritornello: si bemolle minore, sol bemolle maggiore, di passaggio ci metto anche la nona, quindi sol bemolle e la bemolle, per andare a re bemolle, e anziché il fa settima la bemolle maggiore metto un quinto grado, quindi la progressione sarebbe sesto grado minore, quarto grado maggiore, primo grado maggiore e quinto grado della tonalità di re bemolle. Gli accordi però ora durano la metà, quindi durano due tempi per accordo, per ciascun accordo, e cambio e cambio e cambio. Cosa vuol dire? Che il mio pollice della mano sinistra, e controribatte sul levare del secondo tempo, non più del quarto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e riparto con questo giro, con la nona, la bemolle. E questi sono gli accordi del ritornello, sentiamo musica. Camminerò un passo da te, fermeremo il vento come dentro il
eccetera, eccetera. Ci infilo anche una nona sul La bemolle per anticipare il Si bemolle successivo. Se questi video tutorial di pianoforte ti stanno piacendo, iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, è un'operazione assolutamente gratuita, ci aiuta a crescere e a fare contenuti migliori. In più puoi essere sempre aggiornato su tutti i video tutorial che pubblichiamo, ad esempio questo video che stai guardando c'è sicuramente anche per chitarra, quindi se sei curioso vai a curiosare sul nostro canale YouTube o sul sito di Accordi Spartiti. Grazie per l'iscrizione e continuiamo con il nostro videolino. Segue un'altra strofa e un pre-ritornello prima del secondo ritornello, quindi introduciamo questo pre-ritornello in cui cambia semplicemente un accordo, il Mi bemolle minore settima, il primo, mi sposto, Sol bemolle, vedi che la mano sinistra, la mano destra rimane uguale, perché Mi bemolle minore settima è praticamente uguale a Sol bemolle, per poi primo grado, Re bemolle, e quinto grado, La bemolle. Ripeto per due volte. E ritornello. Risuoniamoci le strofe perché c'è una piccola variazione che non ti ho detto. La prima passa dal Fa, settima, la seconda dal La bemolle e pre ritornello. Quando siamo distanti. Darti, ma ti giuro che mi camminerò, e quindi riprendo poi con il ritornello. Arriviamo quindi a uno special in cui gli accordi rimangono di base sempre gli stessi, li coloro un pochino diversamente. Perché? Perché non durano più due tempi ma quattro tempi ciascuno, e quindi ho bisogno di riempire, di colorare con qualche nota, un po' di passaggio. Nello specifico Si bemolle minore faccio diventare anche un Si bemolle minore settima, mettendoci questo La bemolle. Idem per l'accordo successivo di Sol bemolle, con la nona, il La bemolle. Re bemolle, ci infilo il Mi bemolle, quindi un sus 2, perché tolgo la terza e ci metto la seconda. E La bemolle, anche qua sus 2. Minore settima con l'aggiunta della nona, sus 2 e prova La bemolle, sus 2. Questi sono gli accordi dello special. Siamo tra l'altro in un momento in cui la dinamica è molto molto accentuata, quindi per dare ancora più forza e più potenza, diciamo, a questo special, la mano sinistra mi controribatte ogni volta. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 3 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Insomma, bello sicuro, bello forte, e sentiamo questo special. Salvano il mondo, mi basta un attimo, capisco che ogni cicatrice tua che mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia, perché siamo invincibili, vicini, ovunque andrò sarai con me, supereroi. Bella convinta, bella sicura, e mi abbasso perché a questo punto segue una parte strumentale in cui ci sono dei colori particolari, soprattutto fatti dai violini, che cercheremo di replicare. La linea melodica degli archi, in breve, è la seguente. Parte dal Do, quindi dalla nona dell'accordo di Si bemolle minore. Mi sposto sul sul La bemolle, quindi sostanzialmente è una scala. Con questo
questa ritmica. A questo punto, tra la nota al basso, la nota fondamentale che dà il nome all'accordo, la progressione è sempre la stessa, si bemolle, sol bemolle, re bemolle e la bemolle. Tra queste due note dovrò incastrare una parte di accordo, insomma cercare di colorare un pochino questa linea melodica e non lasciarla così nuda e cruda. Quindi metto un bel fa, una quinta. Sul sol bemolle prendo questo accordo, mi piace, suona bene, quindi ce lo metto. Alla nona, su due sostanzialmente, la quinta e la settima maggiore al canto. Accordo di re bemolle, quindi, e accordo di la bemolle. Soli e te, quei gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Supereroi. E riprendiamo con il ritornello finale, con la classica suddivisione degli accordi due tempi. L'accordo di si bemolle minore, sesto grado. Sono consapevole comunque che sia molto più semplice suonarla in tonalità di do maggiore con tutti i tasti bianchi, così vedi proprio gli accordi sono molto più semplici anche visivamente, però perché non prendere questo brano come uno spunto per imparare ad esempio la tonalità di re bemolle maggiore, visto che non è così utilizzata e così e non si trova in giro così spesso, insomma sta spesso volentieri a casa, alleniamoci anche su queste tonalità. Perché? Perché sono tonalità anche loro e hanno tutti i diritti di essere studiate. Io a questo punto dichiaro concluso questo video tutorial, ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato interessante. Noi chiaramente ci vediamo in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!